Sì, è così. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. E anzi, dobbiamo fare, siccome gli occhiali devono rendermi un po' più signore, facciamo che quando me li metto sembra un po' più serio, cosa veramente difficile. Quindi, siccome adesso ho gli occhiali, vi esplico in modo molto molto signorile come mai li ho messi. Bella a tutti ragazzi, io sono FaviJ e oggi siamo in un nuovo vlog, come in ogni sabato. Prima di cominciare, come di consueto, partiamo con la fanart della settimana, che questa settimana non l'ho scelta perché sarò anche signorile nella voce, ma non so organizzarmi un cazzo. Questa settimana è stata vinta da Vanessa, che ha fatto questo meraviglioso disegno risalente al 1800. Un quadro moderno tendente al neorealismo con un pizzichino di stile vangoghiano. Un applauso concitato alla nostra Vanessa, che ha dedicato tempo della sua vita per fare questa fanart. Detto questo, passiamo alle news. Durante la settimana ho avuto l'incredibile piacere di essere ospitato dal signor Cattelan nella sua trasmissione televisiva e abbiamo intrattenuto il nostro pubblico saziandolo con decorosi e dignitosi giochi moderni. Vabbè, ok, non ce la sto più facendo. Abbiate pazienza. Vi spiego sta cosa perché non è possibile, se no. In realtà, questi non sono occhiali da vista, quindi non è che me li devo mettere sempre. Sono occhiali senza gradazione, significa che io anche senza vedo benissimo, vedo 12 decimi senza, quindi vedo meglio di voi. Non mi sono fatto troppe pippe, che ne so. Mi hanno consigliato di metterli davanti al computer perché stando troppo tempo davanti al PC, perché io per registrare i video, per montarli, ci passo praticamente la giornata davanti al computer. No, Fabi, per fare i tuoi video di 10 minuti, ci metti 10 minuti. Ma va, tapia. Mi hanno consigliato di metterli per evitare di sforzare la vista. E quindi quando farò video ogni tanto li metterò. Nel caso state tranquilli che non sto invecchiando, sto solo perché la barba ancora non mi è cresciuta. Detto questo, direi di passare appunto alla cagata che stavo dicendo prima. Sono stato ospite a EPCC, che sarebbe la trasmissione di Cattelan. Insieme abbiamo commentato dei siti strani, non so perché. Io ho portato proprio le cuffie, quindi una figata. Vi faccio vedere degli spezzoni perché è troppo figo. Puoi schiaffeggiare un tizio con un'anguilla. Non so che utilità possa avere. Ma è, un, è bellissimo. Vero? Cioè, vai, potrei fallo farci tu. 4-5 video. Con questo qua ci campi una settimana, o esatto, ma no? guarda con che espressione. Guarda come gli rimane anche la bavetta Esatto. dell'anguilla proprio sulla Cioè. faccia. Parte come una schermata nera, ma se poi tu punti il mouse su un punto dello schermo, ti trova una foto di un tizio che indica esattamente quel punto. E poi abbiamo fatto la Chubby Bunny Challenge in diretta TV. Cosa ne sto facendo della mia vita? Subito dopo la puntata mi hanno detto di mettere gli occhiali per sembrare un po' più intelligente. Però, occhiali o meno, il mio cervello rimane grosso come quello di una mosca morta, quindi non cambia un cazzo. Però sono anche fighi i camerini di Sky, devo essere sincero, mi ci sono perso 2 o 3 volte. Oh, non lo trovo. Avete visto Lorenzo? Sì, è il trucco. Ah, grande, grazie. Ah, ecco. Non è un difetto, è una virtù. Come si toglie questa cosa? Ah, per fortuna. No, ho avuto un attimo di. Non andiamo? Cannavaro sarebbe fiero di me. Infatti, mi ha chiesto un selfie. No, prendi punti pure Quando tu, Fabio Cannavaro ti chiede la foto, è bellissimo. Comunque, se rompi coglioni. Comunque, se rompi coglioni. Porca troia, la mia vita è completa. Ragazzi, è stato troppo figo. Cioè, non ho parole. Poi sono simpaticissimi. Poi ho incontrato anche Gattuso e sono simpaticissimi. È sorta recentemente una conversazione con una donzella che ha tentato l'approccio con me direttamente su Facebook. E la suddetta chat era alquanto bizzarra. Ve la mostro. Primo messaggio. 18 gennaio, lo vorresti un massaggio ai piedi da me? Perché? Non già siamo cagata. Il giorno dopo, risposta impaziente. Dimmi sì o no, ma so cagata mangolì. 10 aprile, quindi ben 3 mesi dopo, torna alla riscossa. Lo vorresti un bel massaggio? Ah, ridai con queste cazzo di massaggi ai piedi. Vabbè. E qua arriva la risposta mia. Però io vivo con le scarpe. Risposta sua il giorno dopo. Non mi sembrava affatto. Ho visto un tuo video dove eri al mare nel patino ed eri scalzo. È solo una bugia. Minchia zia, come sei arguta. Lunedì mi mandi una tua foto sexy? Seguenti punti interrogativi ininterrotti, sinonimo di impazienza. Ed ecco la mia risposta. Sono fiero di me stesso, cazzo. La sua risposta. Tua. Ah, perché ha notato che non era mia. Non è che ha detto no, ma sto tizio non è sexy. Lei pensa che sia sexy, però la vuole mia la foto, non sua. Cosa ti toglieresti per me? E qua arriva il bello. La mia risposta, ovviamente, è stata le scarpe, così mi fai il massaggio. Non le tolgo da quando avevo 6 anni, quindi è un privilegio. Va bene, vai. E poi praticamente io le ho mandato la foto del mio capezzolo, che non è il mio capezzolo, però vabbè. E lei se n'è accorta. Si vede male, si vede che non sei tu. Non ci casca mai, oh, mica, la ragazza più furba del mondo. Che sfiga di merda. E direi di passare al prossimo punto perché, allora, Social Face mi sta piacendo troppo, ma giuro. Vi do un'anteprima delle puntate che usciranno. La prossima non ci sono io, però guardatela perché è fighissima. Nella prossima ancora, quella di giovedì, ci sarò anch'io e vi do un breve
assaggio, ma proprio breve. Ma come fa? Non esplode. Non esplode. Non posso farne altri tre. Esplode per favore. Operi sempre in qualche modo. Vedi? Vedi? Sei a due. Vedi? Di là. Vai, dai, di là. What the fuck? Questo da oggi sarà il tuo nuovo habitat. Caro uomo granchio. Con le mani così, cioè per dire. Devi andare in sicurezza. Manca il caschetto, la sicurezza è sempre importante. Ma che me l'ha fatto fare? Ottima strategia però. L'ignoranza. Anzi, adesso sono più ignorante. L'ultimo punto di oggi, ragazzi. Allora, non vi avevo ancora fatto vedere questo gameplay epico. C'era ancora una cosa che non avevo messo nel video del Texas. Praticamente ho sfidato a Valentino Rossi The Game. Mi scappava, scusate. Tanto gli occhiali coprono la mia rozzaggine. Ho avuto l'onore di sfidare i piloti di Moto3 a Valentino Rossi The Game. Cioè, io ho giocato contro di loro. Pensate come sono andato bene. Ci ho fatto un gameplay di circa 3 minuti che vi metto direttamente qua perché è troppo corto per dedicarci un video. E niente, buona visione. Se fate pari o dispari, fate qualcosa così. Si vede. Il so se ti fa vigiare. No, meglio che ho vinto io. Pari o dispari l'ho vinto io. Mica, dopo. Però vabbè. Ah, proprio Austin? Sì. Ma è un caso? Primo sacco di che sto partendo. Bene, la partenza è delle migliori che io abbia mai visto. Ma gli altri no. Devi darmi una valutazione sulle curve. No, questo è la 10. Grazie. No, questa è meglio. Basta che non taglio. Adesso inizia a fare schifo, Preparati. Oddio. Se riesci a concedere a qualcuno. Ecco, bravo. Se lui ti tiene dentro. Hai ripreso Dovi. Rossi dietro Dovi. Incredibile. Questo ci sorpasso. Questo ci sorpasso. Rettilineo il sorpasso e c'è. Ma non ce la farò mai. Vabbè dai. Abbiamo fatto. Oddio. Poteva fare questa cosa. Vabbè, 204, ricordo per te. È la prima volta. Mamma, il treno non ha preso. L'arma petrina? No. Di 4. 4. Oddio, la moto è saltata. Ho speso uno, Sì. Vado. Che jolly. Get out the way. Get out the way, bitch. Get... Anche la tornata si spinta, no? Sì. Ancora. No, cosa è successo? No. Non vale fare questa cosa. Ah, non vale. Non abbiamo... Ma che c'era questa cosa? Sì, ma che cazzo era il rewind? Vabbè, ma lo sapevo io, però non guarda. Cos'è? No, comunque non mi avete detto di sta roba del rewind. Ma vabbè, infatti non dovrebbe usarlo, Minio. No, ma non l'avete detto. 5. Ok ragazzi, mi hanno fatto il culo, come era evidente, mi hanno fatto il culo. E adesso in questo momento c'è il tecnico che sta smontando. Ah, io sarei il tecnico. E cancellerà tutti i dati della PlayStation in questo momento, così che non si sa che io ho perso. E in realtà però mi E niente, si va a prendere la patente ora che ho perso. Quindi ragazzuoli, sono stato un fenomeno anche con la... grazie a Dio non c'ha la patente. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi. Cosa se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come vi ho trattato nella descrizione. Se non siete riusciti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo vlog. E minchia, la favi domanda, madonna. Vedi che gli occhiali non servono a un cazzo. Se sono stupido uguale. Favi domanda, sono più sexy? Con o senza? Vabbè, fatemelo sapere. Io chiudo prima di sembrare ancora più mongoloide. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come se vi sia piaciuto, lasciate un commento e mi piace. Anche la pagina di Facebook, con il video trovate nella descrizione. Se non siete riusciti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.